Oggi giornata di sciopero dei lavoratori di Eurospin, di alcuni dei lavoratori che aderiscono proprio a questa giornata di sciopero. C'è questo sit-in qui a Pescara, quali sono i motivi di questa agitazione? Allora, noi siamo stati costretti a ricorrere alla proclamazione dello sciopero, che ha avuto un'adesione importantissima sul nostro territorio, in quanto Eurospin, a fronte delle nostre richieste di un tavolo di confronto sulle criticità che abbiamo sempre evidenziato, si nega totalmente ad affrontarle per il sacrosanto diritto dei lavoratori, del rispetto del contratto collettivo nazionale e delle norme di sicurezza che Eurospin ignora totalmente. Sulle retribuzioni non in linea con i livelli di inquadramento, sulle flessibilità, sulla sicurezza, si pensi che loro puliscono i servizi igienici con le stesse divise con cui poi vanno a manipolare gli alimenti, si pensi che devono spedanare pedane di altre 2,20 m, 2,30 m con rischio di patologie muscoloscheletriche, perché Eurospin nel fare le pedane da 2,30 m risparmia sui viaggi dei camion e quindi invece di utilizzare tre viaggi ne utilizza due e risparmia. Parliamo di un'azienda che ha un utile di esercizio, Eurospin Lazio, che sul nostro territorio è di 74 milioni di euro. Se noi andiamo a dividere i 74 milioni di euro di utile per tutti i lavoratori, andremo a vedere che Eurospin guadagna da ogni singolo lavoratore più di quello che il lavoratore recepisce di stipendio da Eurospin durante l'anno. È vergognoso che loro si sottraggono a qualsiasi tipo di confronto. Ecco, voi tornerete a chiedere un confronto con la proprietà anche nei prossimi giorni? Certo che sì, ma sia a livello nazionale, perché comunque la protesta è a livello nazionale che a livello territoriale. Se si dovessero ancora sottrarre, se dovessero avere ancora questa condotta, ricorreremo anche a un'altra giornata di sciopero. Perché oltre ciò, lo sciopero avrebbe avuto un'adesione maggiore se non ci fossero state pressioni da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori, che ieri abbiamo denunciato con una diffida a Eurospin.